Bentornati su Rete 8, appassionati di cucina, amici di Chef in Cucina. Anche oggi vi saluto in compagnia del nostro grande chef Marco Caldora. Grazie, ben rivisti anche oggi, signora. Direttamente dalla Costa dei Trabocchi, questo pezzo di terra abruzzese del quale io sono follemente innamorata, chef. Sì, è bello. L'Abruzzo è meraviglioso e noi cerchiamo veramente di comunicarlo tutti i giorni attraverso le eccellenze dei vostri piatti, che insomma lo rappresentano secondo me perfettamente. I piatti devono anche esprimere un territorio, quindi... Assolutamente sì, devono essere espressione delle materie prime e delle grandi eccellenze che fortunatamente abbiamo, perché ne abbiamo veramente tantissime. È vero, hai ragione. E allora? Senti, oggi parliamo poco perché abbiamo il riso, quindi okay. non mi dai il tempo sufficiente per completarlo. Allora, oggi facciamo un risotto molto molto delicato, facciamo con la sogliola. La sogliola è un pesce pregiato, perché comunque è tra i pesci. Buonissimo, più delicato, comodo. Addirittura lo sapevi tu che sentiamo che la sogliola nell'antica Grecia era considerato le scarpe degli dèi? Addirittura? Sì. No. Sì. Dai, le scarpe degli dèi. E sì. Come mai? Perché essendo piatta e la sogliola cammina così. Quindi ha la forma di una. Sì, effettivamente di un'orma. Sì. Di un piede. Sì. E quindi facciamo questo risottino molto molto delicato, perché la sogliola è molto magra, carne bianca è molto magra, a differenza di tanti altri pesci. Un piatto perfetto, perché insomma siamo a un periodo un po' dopo le feste, quindi abbiamo bisogno anche di piatti un po' più leggeri per venire fuori. Per smaltire esatto, un po' per, il vabbè, carico che abbiamo il carico, fatto. Va bene, allora io logicamente per tempi televisivi abbiamo avviato il risotto l'abbiamo tostato con un po' di scalogno e un filo d'olio, appena appena rosolato, e mettiamo a tostare il riso. Non usiamo vino, appunto, per, anche se quando si fa pesce c'è sempre tendenza di bagnare col vino, non è che sia sbagliato, però in questo caso ho evitato di usare il vino. Ho semplicemente usato un fumetto ricavato appunto dalle teste di sogliola, sì, anche dalla ricetta che abbiamo fatto ieri, dalla morbola, sì. Insomma, vabbè, poi perfetto. Tu avrai parecchie cose da utilizzare per fare fumetti. E quindi abbiamo una volta tostato, cominciamo a bagnare con questo fumetto. E lo mando avanti io allora? Sì. Ok, sì, ti fidi? Perfetto, faccio va benissimo. Io intanto mi mando avanti la sogliola. Che... Metto il fumetto qui, io faccio il riso e il nostro chef. Con un filo d'olio. Ah, ma che bello. Ma quanto sono felice quando mi fai cucinare. Allora, prendiamo la sogliola, ci mandiamo sempre. Sempre a pulire. Togliamo la parte laterale dove abbiamo sempre un po' più di spinette. A me la sogliola piace tantissimo, chef, ma proprio tanto. Soglia si dà ai bambini, perché si dice, ma perché ai grandi si può dare anche ai grandi. Non si può dare anche ai grandi. Beh, forse perché per le sue carni delicate, per il suo gusto amabile, perché fondamentalmente è un gusto che secondo me mette un po' d'accordo tutti. È vero. Eccoci qua. E qua ci siamo, Jennifer. C'ho i miei filettini, di cui uno me lo lascio, che mi servirà dopo, e questi qua, una padellina. Una cosa importante del risotto, che dobbiamo mettere sempre il brodo, il fumetto in caso di pesce, o se è un risotto di carne, di vegetali, il brodo va aggiunto man mano che il riso lo chiede. Non facciamo mai l'errore di colmare di brodo, tanto se lo deve assorbire, no. Lo assorbirà sicuramente, proprio avremo un chicco così, diciamo, così grosso, non avremo più il chicco tostato, il chicco croccante, avremmo fatto un riso bollito, non più un riso. Esatto, non più un risotto. Allora, solo un filo d'olio. Allora, ecco qua. Quindi la sogliola la facciamo leggermente scottare. Sì, leggermente scottare. Ah, chef, sono brava? Sì.
Voilà. Belli scottati, croccanti, che belli. Poi fatti così li andremo semplicemente a bagnare con... Ah, anche questi sì, lo metto? Sì. Questo sì. Non mettiamo sale, che il sale ce l'abbiamo. Beh, è nel fumetto, giusto? Sì, 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 sì. Ok, anche perché insomma, quando si fa il fumetto di pesce, la quantità di sale da utilizzare è veramente pochissima, visto che comunque parliamo di un prodotto sapido di natura, quindi ne abbiamo bisogno di proprio un pizzichino. Mettiamo giusto un cucchiaio di pomodoro, non troppo, giusto un cucchiaio. Ecco qua. Metti un goccino anche qua, Jenny. Sì. Così? Sì. Perfetto. Ecco qua. Andiamo a rompere questi qua che faranno la colpa. Ma che onore per me cucinare insieme a te, chef. Cioè, oggi non ci entro nella telecamera, non solo perché porto qualche chilo dalle festività natalizie, ma perché insomma vicino a lui questa associazione, no? Mi fa veramente tanto onore. È una squadra. Vedete come sono felice. Ecco qua. Che bello, e questo adesso lo mettiamo qui in mezzo, immagino. Sì. Tu non bagni più là perché adesso faremo qua. Ok, allora io abbasso tutto. Sì. Perché il riso secondo me ha superato la metà cottura e noi faremo questo passaggio che così. Che bello. Faremo questo passaggio così. Pomodoro crudo, vedi, appena scottato, sì. Lo lasciamo sempre un po' crudo, sempre perché diamo freschezza. Dà anche colore al riso. Sì. Nei mesi estivi possiamo usare anche un datterino, un pomodorino più... Sì, dolce, fresco. Abbiamo la sua mantecatura. Però c'è quest'altro filettino. Sì, sì, quello ti faccio vedere. Sono curiosa. Stiamo facendo incorporare un po' d'aria, certo? Sì. Ecco, ci ricordi perché è importante questa operazione? Così viene molto più risotto, viene più soffice, più denso, più cremoso. Ecco qua. Questo possiamo togliere. Io mi piace lasciarlo in questo caso non proprio risotto soldo, ma mi piace lasciarlo. Sì, anche più, a me, più io sciolto. Lo preferisco così. Quanto è bello questo piatto, chef. Eccoci qua. Andiamo ad impiattare adesso. Sapori freschi, che anche, profumo. Che anche il pomodoro deve rimanere. Se cuoce troppo anche il pomodoro poi cambia sapore, cioè, non che non sia buono, però dà più l'impressione di sugo, capito? Quindi sì, esatto. Non dobbiamo fare un sugo, dobbiamo fare un risotto. Eccoci qua, facciamo così. Ma quanto è bello! Giusto un po' di verde perché ci piace mettercelo. Adesso il risotto è bollente. Sì. Noi andiamo. Questo filettino che ci abbiamo. Che meraviglia, già ho capito, chef. Lo andiamo a schiacciare un pochino. Così diventa sottile, sottile, sottile. A mo' di carpaccio. Andiamo. Che bello. Lo lasciamo sul piatto. Nel frattempo lo portiamo a tavola, nel frattempo cominciamo a mangiare intorno, il filettino si sarà cotto. Ma che meraviglia. E se non si è cotto, non fa niente, mangiamo lo stesso perché è buono. Assolutamente sì, anche perché insomma i pesci del nostro chef sono tutti abbattuti, per chi volesse farlo a casa. Sicuramente sì. Insomma, abbattiamo sempre il pesce in modo tale che poi lo possiamo mangiare anche crudo, perché il pesce crudo è buonissimo. Io non ero un amante, invece ho scoperto che il pesce crudo è veramente, veramente buonissimo. Sì. Grazie chef per questa ricetta semplicissima, rifatela a casa e mandateci le vostre foto. Ciao. A domani. Alimentazione con giusto apporto calorico è quella che tiene
alto livello di sistema immunitario del nostro corpo, che è capace di autoregolarsi da solo. Ricordate che scegliere alimenti di alta qualità, variarli tutti i giorni, ma non abbondare la quantità rispetto al fabbisogno dell'organismo è la miglior cosa che possiamo fare alla nostra salute.